Io sono Fabio Del Tedesco e sono il legale rappresentante di Agroitica Friulana. Attorno a questa azienda praticamente gravitano la famiglia mia, di mio fratello e di mio padre. Poi ci sono due dipendenti a tempo indeterminato che sono con noi ormai da più di 10 anni. Inoltre ci sono delle signore che sono le più brave con il coltello per rifilare il filetto. L'azienda è nata negli anni in cui si è scoperto che era possibile allevare la trota e l'ha sviluppata mio nonno inizialmente con mio padre e mio zio. Da allora l'azienda si è ingrandita di dimensioni come capacità produttive e poi ha cercato di seguire quelle che erano le esigenze di mercato, cambiando leggermente tipologie di prodotto e cercando di avvicinarsi di più al consumatore finale. E adesso invece con la lavorazione del pesce ci allarghiamo a un territorio ben più ampio che non comprende solo l'Italia ma va anche verso Austria, Germania ed Est Europa. Noi ci occupiamo dell'allevamento di pesce d'acqua dolce in genere, quindi non solamente trota. L'attività principale comunque è la trota, che viene venduta viva per i laghi di pesca sportiva, che sono numerosi in Italia, oppure viene venduta intera per le pescherie e per i supermercati, viene venduta anche eviscerata, cioè già pulita, pronta per il consumo, soprattutto per il mercato estero, e viene venduta sotto forma di filetto fresco per le pescherie che richiedono anche un prodotto esente da spine, quindi più comodo per la massaia. Da pochissimo abbiamo iniziato anche un ulteriore sviluppo che consiste nella cottura dei filetti senza spine e quindi nella affumicatura a freddo, affumicatura a caldo e della cottura a vapore, della cottura con gratinatura, comunque sempre con ricette molto semplici, quelle che ciascuno potrebbe farsi nella propria cucina. Per quanto riguarda la filiera corta e la possibilità per l'utente di avvicinarsi sempre di più al produttore, noi ci siamo adoperati sempre grazie all'aiuto di Coldiretti e siamo stati presenti fin dal primo giorno al Farmer Market che è stato organizzato a Pordenone. In quel Farmer Market ovviamente si possono trovare tutti i prodotti agricoli dell'area, ma si possono trovare anche le trote che noi lavoriamo e sono le trote che abbiamo pescato la mattina stessa, quindi per l'utente finale c'è un livello di freschezza che non è possibile raggiungere in nessun altro modo. Abbiamo iniziato a lavorare con Coldiretti più intensamente quando abbiamo intrapreso il percorso di certificazione. Noi in particolare abbiamo usufruito del braccio tecnico, diciamo così, di Coldiretti, che è il CASE. E devo dire che le risposte che ho ottenuto sono sempre state intanto corrette e poi rapide ed efficaci, e io devo dire che sicuramente non sarei riuscito a raggiungere l'obiettivo. Quando abbiamo avviato l'impianto di lavorazione, l'innovazione è diventata più finalizzata allo sviluppo di software che fosse idoneo a tenere la rintracciabilità totale di tutta la filiera produttiva interna a questa azienda, che è molto ampia perché va dalla nascita dell'uovo allo sviluppo del lavannotto, alla lavorazione e adesso anche alla cottura del pesce. Non ci sono software che coprono tutto quanto questo
questo ventaglio di possibilità e il software ce lo siamo sviluppati internamente fino all'etichettatura del prodotto.